Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte andremo a sfidare la palestra di Koga, esattamente Koga capopalestra della città di Fuxiapoli, di tipo veleno. Quindi, allora lascerò davanti Bulbasaur per allenarlo un po' e andremo appunto qui. La palestra è stata messa qui sul percorso 18, probabilmente per essere più fedeli all'anime, credo. Però, se non sbaglio, possiamo andare anche a prendere uno strumento invisibile che qui ci eravamo mancati. Vediamo un po', non credo di trovarlo. Forse un po' più su. Forse un po' più su di qua. Questo l'abbiamo preso, però. Ah no, ok, eccolo. Quello che ci eravamo mancati. Un Max Revive. Che fa sempre comodo. Perché questa serie che sto facendo vuole anche essere una sorta di guida per aiutarvi a completare questo gioco al massimo. Eccoci qui, salve Guido. Koga usa Pokémon di tipo veleno. Sono molto deboli contro i Pokémon di tipo terra e di tipo psico. Ma sono forti contro Pokémon di tipo erba e folletto. Veleno, lotta, coleottero, erba e folletto come mosse gli fanno anche molto poco danno. E non abbiamo né Pokémon di tipo terra, né Pokémon di tipo psico, quindi siamo un po' inculati. Detto ciò, proviamo a battere questi allenatori. Allora, Nate. Allora, Nate mi ricorda il personaggio di Ted Lasso. Non voglio fare spoiler, se volete guardatevi Ted Lasso, è una bella serie. Guardate, gli facciamo pochissimo danno con Double Edge, che è una mossa che ha 120 pp di base. Usiamo Leech Seed. Proviamo a battere in questo modo Koffing con Leech Seed. Poi Koga in teoria dovrebbe darci Tossina come mossa. Autodistruzione la regge? No, non la regge. Bene. Abbiamo già buttato via dei punti esperienza per Bulbasaur. Mi sa che questa non è la palestra adatta a Bulbasaur, proprio per niente. Ma andiamo Pikachu. Assolutamente no. Nidoking contro... Oddio, Nidoking contro Pikachu, però no. Però no, mandiamo Squirtle, sempre se non muore con un colpo. Poison Sting, per fortuna è stato Poison Sting. Noi usiamo Aqua Tail. Chip Away. Non morire, e niente, cioè questi mi stanno disintegrando. Pikachu non penso possa fare nulla perché Nidoking se non sbaglio è tipo terra, quindi le sue mosse sono assolutamente inutili. Manderemo Charizard a questo punto. È giunto il momento di ritirare fuori un po' Charizard dal cilindro, perché è rimasto nelle retrovie per molto tempo dopo averlo allenato inizialmente. Ed è giunto il momento che si sgranchisca un po'. Ok, andiamo a curarci un secondo perché abbiamo fatto una figura di merda con il primo allenatore che ci ha quasi distrutto tutta la squadra. Però abbiamo capito che Bulbasaur lì dentro non ha spazio. Bulbasaur aspetterà per essere allenato. Tanto se non sbaglio dovrebbe arrivare prima o poi un percorso con allenatori acquatici, no? Ecco, in quel caso Bulbasaur potrebbe farla da padrone tranquillamente. Con la sua Seed Bomb. Quindi, sostituiamo Bulbasaur e mandiamo davanti Squirtle o Pikachu? Direi Pikachu. E poi, in caso appunto ci dovesse essere un altro Nidoking o Nidoqueen, quindi Pokémon di tipo oltre che veleno anche terra, in quel caso sostituiamo con Squirtle o Charizard. Ok, qui ci sono i soliti muri invisibili, ma sono abbastanza facili da individuare perché i blocchi che sono muri invisibili hanno dei, hanno degli angolini bianchi, se ci fate caso. Ok, mi diminuisce l'attacco, questa non è una bella cosa. Userò Electro Ball allora. Che fa comunque parecchio danno, eh. Ecco, questo usa accumulo ed è una pessima cosa. E infatti non riusciamo a batterlo con un fulmine. E usiamo di nuovo un Electro Ball. Pikachu deve essere tirato anche lui un posto di livello, eh. Beh, ma ormai comunque la maggior parte dei miei Pokémon sono più o meno allo stesso livello, tolto Bulbasaur. Per il resto. E infatti, Scintilla non fa molto danno. Thunderbolt. Perfetto. E Arbok ci saluta. Beedrill? Sì, dai, Beedrill a questo punto cambia un Pokémon.
E mandiamo PG8? Ma sì, dai, mandiamo PG8. Interessante che usino Beedrill. Nel gioco principale Beedrill non lo usavano mai, non era in questa palestra, da quello che ricordo. Usavano Hypno, mi sembra, che è strano perché non è veleno. Allora, mandiamo Return. Pursuit, che è inseguimento. Noi usiamo Raffica. E addio Beedrill. Perfetto. Diamo una curatina a Pikachu con le super pozioni. Ecco fatto. E continuiamo. Via. Battiamo questo tipo. Kaiden. Che vanno in campo Tentacruel. Perfetto per Pikachu. Perfetto, vai con Scintilla. Esattamente. Tentacruel, se non sbaglio, ha una ottima difesa speciale. Ma non è altrettanto ottima la sua difesa fisica. Slam, mossa fisica, quindi direi di sì, anche se non è proprio buona come mossa. No, direi di no. Teniamoci doppio calcio, va. Conviene. Ok. Qui si deve passare in questo modo. Si può passare di qui. E si può arrivare qua. Pronto a perdere? Ma dipende da chi mandi. Ok, una Crash Girl Aya. Con Venonat? Beh, niente male Venonat. E deve usare uno Spark, una bella scintilla che gli fa parecchio male. Ah, ha tentato di paralizzarmi, ma non c'è riuscito ovviamente, perché Pikachu è un Pokémon tipo elettro. Andiamo di qua, vediamo un po', qua non dovrebbe esserci niente. Però quello naturale lo vorrei battere sinceramente, quindi torniamo un attimo indietro. Vediamo un po' di individuare. Ecco, di qua potrei comunque passare tranquillamente. Esattamente. Non voglio lasciare indietro punti esperienza interessanti, eh. Questo è solo un Pokémon, è un Voltorb. Che Pikachu dovrebbe riuscire a battere tranquillamente con... Ah, Electro Ball. È più veloce di me questo Voltorb. Ecco, ha detto che sarebbe riuscito a batterlo facilmente. In realtà mi ha dato il filo da torcere. Questo Voltorb. E mi fa usare un'altra super pozione. Ecco fatto. Ok, a questo punto possiamo tornare qui dove era ovviamente la strada giusta. Possiamo passare di qua e possiamo arrivare poi a Koga. Dopo questo allenatore. Shaun, che manda in campo Zubat. Perfetto per Pikachu. Perfetto, Electro Ball dovrebbe bastare tranquillamente. Esatto. Questi sono punti esperienza gratis per Pikachu. Un altro Zubat, vai. Posso tirarlo giù facilissimamente. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se vi sta piacendo, di condividere questo video a chiunque potrebbe essere interessato a questo tipo di Acrom e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Commentate inoltre per farmi sapere cosa ne pensate di questo videogioco, che appunto non è un Acrom, ma io continuo a chiamarla Acrom, che è Gloom, e a questo punto contro Gloom mandiamo Charizard. Vai, vai con Charizard. Arrostiamo questa Gloom. Anzi, questo Gloom con Flamethrower. Ovviamente non ha opportunità, non ha alcuna possibilità di resistere ad un Flamethrower di un Charizard. E a questo punto siamo arrivati da Koga. Eccoci qui. Allora, super pozione su Pikachu, anche se è un po' overkill super pozione su Pikachu. È un po' uno spreco, eh. Quindi, lasciamolo così. Benvenuto, ragazzo. Alla palestra di Fuxiapoli. Non tutte le battaglie sono riguardano la forza bruta, la pazienza, la strategia e l'abilità. Sono altrettanto importanti. Iniziamo. Ok, dobbiamo andare in campo qualcuno, quindi direi di andare con Pikachu e Charizard. Conferma. Vai. Non mi ricordo nell'anime chi usi Ash contro Koga. Venomoth, è anche di tipo volante per caso? Se è di tipo volante, addio. No, non è tipo volante, non è super efficace. O Singamil è forte però, cacchio. Niente, mi ha disintegrato Pikachu. Segno raggio è forte. Vabbè, Charizard si prende le punti esperienza di questa lotta. Fire Fang. E addio Venomoth. Golbat, questo sarebbe stato ottimo per Pikachu. Flamethrower dovrebbe comunque bastare, un paio di Flamethrower. Dovrebbero bastare, anche con lui che mi iperavvelena.
Non è un problema. Flamethrower. E addio. Beh, dai, Pikachu è riuscito comunque a batterlo, ma... Scary Face, no grazie, sarebbe viso truce, se non ricordo male, diminuisce la velocità dell'avversario. Serve praticamente nulla. Ha guadagnato la medaglia anima, la Soul Badge. Eccoci qua. E anche questa TM è Toxic, appunto. Tossina. È una mossa di stato che fa più danno a mano che passano i turni. Ottimo. Continua a praticare, continua ad allenarti e aumenta le tue abilità. Perfetto, abbiamo battuto anche Koga. Ovviamente i muri invisibili rimangono, quindi bisogna trovare la strada per uscire. Ecco qua. E via. E si esce tranquillamente. Abbiamo battuto anche Koga. Tu cosa dici? Niente, dici sempre le stesse cose, il signor Guido. Guida delle capopalestre. Guida delle palestre. Perché delle capopalestre? Vabbè, dettagli. In ogni caso, prima di finire il video e prima anche di andare a curarmi Pokémon, facciamo questa cosa. In cui si va qui sopra. E vi faccio vedere che si può prendere una cosa abbastanza segreta dopo aver battuto Koga. Dopo aver battuto infatti il capo palestra di tipo veleno Koga, potete risalire alla pista ciclabile, che tra l'altro non è in dislivello come solitamente è in Pokémon. Qui questo strumento l'avevamo già preso, questo strumento invisibile. It's possible to catch a Raticate, giusto per... Cosa? Un Rattata forma Alola? Qui? Ok, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo per niente. Questo è da catturare, ragazzi, eh. Cioè, non so se sia raro. Non so se sia rarissimo oppure no. Però è da catturare. E ho paura che con qualsiasi mossa lo ammazzi. Mandiamo Bulbasaur. Che se c'è qualcuno che non deve far danno, quello è Bulbasaur. Ok. Rattata di Alola. Seed Bomb potrebbe ucciderlo però, ma non credo che lo uccida sinceramente, in tutta onestà. Non penso che lo ammazzi Seed Bomb. E niente, sono stupido. Sono davvero stupido. Cioè, non so se fosse raro questo Pokémon. Diamogli un'altra possibilità così, giusto per... Niente, esce Rattata normale. E niente, abbiamo perso di nuovo in questo percorso. Abbiamo perso la possibilità di catturare un Pokémon che ci sarebbe servito. Bene così. Via, andiamocene. Andiamocene, questo percorso è maledetto. Comunque, ritornando quassù, eccoci qui, possiamo parlare a questa ragazzina che prima non c'era, se non ricordo male. E ci dice infatti che, dato che ora ha le bici, non gli serve più questo. E ci dà volo. Volo che andiamo ad insegnare a Pidgeotto, così che abbia almeno una mossa di tipo volante utile, ok? Al posto di Raffika. Eccola qua. Come vi dicevo appunto In questo videogioco non esistono le MN. E infatti in volo è una semplice TM. Via, al posto di Gust. Al posto di Raffika. Finalmente Pidgeotto ha una mossa di tipo volante efficace all'alba del 37esimo livello. Bene, dai, poteva andare peggio. Vediamo se possiamo teletrasportarci direttamente a Fuxiapoli, da qui. In teoria sì, perché abbattendo Koga si sblocca il teletrasporto a Fuxiapoli, eh. Vediamo se riusciamo a farlo da qua. E infatti possiamo teletrasportarci a Fuxiapoli. E detto ciò, curiamoci Pokémon. Ecco fatto. E per questo video è tutto. Abbiamo battuto Koga, il capopalestra della città di Fuxiapoli. Abbiamo ottenuto la nostra sesta medaglia, se non sbaglio, esatto. Ce ne mancano solo due, quella di Cinnabar Island, ovvero dell'Isola Cannella, e quella di Smeraldopoli. Poi potremo essere pronti per andare alla Lega Pokémon. Detto ciò... Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!